Salve. Mi fa strano mettermi qua senza nessun tipo di sketch, di script, niente. Io sono qua, mi siedo, parlo a caso. Perché ogni tanto bisogna anche fare così. Io non sono abituato ormai a farlo. Sono 4 mesi che non faccio un video. E questo fuoco è fortissimo da sentire comunque. Sono passati 4 mesi, qualcosina anche in più, di tempo da quando ho fatto l'ultimo video effettivo. Che non sia un troll. Non è un troll quel video. Però mentre poi è uscito il best of. Che ok, sì, è uscito il best of. Però comunque non ho fatto cose incredibili dietro, non ho fatto intro, non ho parlato, non comunico con voi da un bel po' anche. Mi fa strano perché ero così abituato, era così naturale. Io ho iniziato a 9 anni a fare video. Sono 8 anni che faccio video. Faccio video proprio così. Non so neanche come definirlo. Ho perso la fluidità, la naturalità con cui facevo video, parlavo alla cam, eccetera. Non so cosa sia successo, sinceramente. L'ultimo video in cui parlo così, non mi ricordo neanche qual è stato. Credo sia stato Sono Vivo, non ne sono sicuro, ma credo sia quello. Nel mentre non caricavo video, caricavo tantissima musica. Sulla musica sono stato molto più concentrato che sui video. Adoro la musica quanto adoro i video. Però, evidentemente in questo periodo, visto che è una cosa nuova per me, la musica, ho voluto sperimentare, concentrarmi di più su quello. Poi, credo che si metteranno allo stesso piano. Tanti video quanta musica. I don't fucking know. Sono ispirato in questo periodo, sono ispirato, voglio giocare, voglio fare video e voglio allo stesso momento fare musica. Credo che appena uscirà l'album lì inizierò a calmarmi un po' con la musica e tornerò a fare video. Non lo so. Io sono in un punto di stallo in questo momento. In questo punto di stallo è arrivato il 2024. Ed è uscita una canzone sul canale di musica e adesso anche su Spotify che si intitola Capodanno Triste. Voglio raccontarvi quella canzone prima di iniziare a parlare anche del 2024, eccetera. Capodanno Triste è una canzone in cui ho voluto esprimere la sensazione che avevo in quel momento, però non ero necessariamente triste. Anche nella descrizione del video ho scritto che questo Capodanno tra 2023 e 2024 era un Capodanno solo. Ma non necessariamente triste. A grandi linee, io ogni anno per le vacanze vado in Serbia. Come si può sapere, da 10 anni lo dico. E quindi anche Natale e Capodanno lo faccio qua. Lo festeggio qua. Quest'anno sono stato completamente solo. Non ero solo per scelta, ma allo stesso tempo lo ero. Perché comunque ci sono persone, ci sono parenti qua. Però io volevo stare da solo con i miei amici. Il fatto è che Elon, Dak, eccetera, sono andati tutti insieme appassionatamente a festeggiare. E il fatto è che a Dak si è rotto il wifi. E quindi non potevano neanche fare call e fare videochiamata, così almeno ci vedevamo, eccetera. No, io ero completamente da solo nella mia stanza a non fare nulla. E poi quando è arrivata la mezzanotte, ero lì, sento i botti, ero lì, ero pensieroso. Un titolo migliore per quella canzone sarebbe stato Un Capodanno Pensieroso e non Triste. Però fa schifo come titolo, Capodanno Pensieroso, e quindi ho messo Capodanno Triste. Non ero triste, so che non ero triste, so che ero pensieroso e stavo pensando al fatto che ero solo. Il pensiero si è tramutato in una canzone triste a livello di mood, non vuol dire che ero triste io in quel momento. Basta, volevo solo dire questa cosa qua. È arrivato il 2024 e come ogni anno, non è vero, visto che l'anno scorso non so se l'ho fatto sinceramente, però so che l'anno prima, 2022, ho fatto il video dei propositi per il 2022. Quest'anno voglio fare il video dei propositi per il 2024, che è molto strano visto che non ne ho. Sono privati e non voglio parlarne, però a livello di video / comunicazione / qualsiasi cosa, quest'anno ho pochi propositi. Il primo è riuscire a fare 2 video big, tipo quello di Little Nightmares, quindi capite quanto tempo ci vuole anche per farli, quindi nel mentre escono questi 2 video, alternare con video più piccoli, più tranquilli, eccetera. È comunque un insieme di clip sottotitolate con un edit assurdo, ok, capisco, però comunque il lavoro che ci metto nei video big, scrittura, registrazione, montaggio, vuol dire che c'è del casino dietro. Forse un altro obiettivo che ho e proposito del 2024 è non fare promesse che non posso mantenere. Perché l'anno scorso, come tutti sapranno, io ho messo privati video
perché mi dava fastidio averli lì. Magari un tizio nuovo clicca su quel video, nel video dico oddio, durante il mese di ottobre usciranno dei video e poi non ci sono. Quello mi aiuta a capire che non devo più fare promesse di cui non riesco a star dietro, semplicemente. A ottobre volevo fare un video al mese. Volevo fare un video a settimana. Ogni martedì doveva uscire un video per Halloween. Poi il 31 fare una roba molto figa, come ho fatto ogni anno. Sono 2 anni ormai che non succede questa cosa, perché per mancanza di organizzazione o per casini nella mia vita. Infatti l'anno prima era un casino nella mia vita e non c'entrava un cazzo. Mentre quest'anno era un casino di organizzazione. Non avevo idea di cosa fare. Avevamo qualche idea ma non l'abbiamo messa in pratica. E poi il fatto che dovevano uscire un video a settimana ogni martedì non è successo perché io me li ero scritti, ma non sono riuscito a star dietro. Poi vorrei anche comunque sottolineare tutte le cose che sono successe l'anno scorso, comunque, perché l'anno scorso sembra sia passato così, però sono successe un miliardo di cose. Ogni volta che faccio il best of è la cosa che mi interessa di più. È la tradizione, tra virgolette, che porto avanti da più tempo. Ogni anno l'ho fatto, cioè da quando ho iniziato a caricare su questo canale, ho fatto il best of 2020, poi il best of 2021, 2022, 2023. Vediamo come uscirà quello del 2024. È un modo per me, il best of, di ripercorrere tutto quello che è successo a livello di video. Ogni anno ha aumentato anche di minutaggio, se non sbaglio. Aumenta le cose che succedono ed è una cosa bellissima questa. Però ho detto che voglio ripercorrere tutte le cose che sono successe. Infatti all'inizio anno, gennaio, il fatto che sto andando a memoria, quindi non mi ricordo un cazzo, però tecnicamente l'anno scorso c'è stata una mutazione dei miei video, tra virgolette, perché ho iniziato sempre di più a prendere sempre più seriamente il fare video e il come li faccio. Io vi uccido, cani, ogni volta che faccio un video. Qua ci sono i cani che urlano, ma che cazzo avete? Infatti il video di Power Wash a me piace tantissimo, perché lì si vede proprio il cambio di qualità tra il video prima e il video dopo. Power Wash è un gioco in cui letteralmente pulisci delle case. Però sono riuscito a renderlo incredibilmente enjoyable e divertente da vedere, quindi sono contento e voglio continuare per questa strada. Poi ho cercato di far diventare sempre più fluide, tra virgolette, cioè sempre più professionali le cose che faccio, tra virgolette. La differenza tra i vecchi sottotitoli e i nuovi sottotitoli è immensa comunque, cioè sono ultra smooth quelli nuovi, quindi adoro questa cosa qua. Sto un po' ripercorrendo perché a me, cioè, ne vado fiero. Un modo, cioè, voglio dare un consiglio, tra virgolette, un modo per continuare a migliorarsi è semplicemente non prendersi sul serio. Nel senso, io ogni volta che finisco un video, dopo che lo riguardo, penso, cazzo, questa roba poteva essere un po' migliore, questa roba poteva essere un po' migliore, eccetera. Ogni volta penso, cazzo, questa roba devo migliorarla. E ogni volta che esce un video, magari miglioro quella cosa precedente, ma poi sì, noto delle cose, altre cose da migliorare, e continuo così all'infinito. Ed è un modo perfetto per migliorarsi. Infatti anche nella musica, io faccio una canzone, dico, cazzo, figata, però questa rima non ci stava così tanto, questa roba poteva andare meglio, eccetera, e continuo a... è un crescendo. E basta, credo di aver parlato abbastanza, in realtà. Ho parlato un botto, non so quanto durerà sto video. So che ad alcuni piacciono questi video, a me ogni tanto serve, comunque, parlare anche da solo, non c'è nessuno in casa in questo momento, però ogni tanto serve parlare un po' da solo e far uscire un po' tutto quello che ho da dire. Spero che il 2024 sia un anno molto più figo di quello precedente, e ogni volta spero che succeda, così almeno ho qualcosa per cui andare avanti, lottare, eccetera. Spero abbiate un buon anno, spero vi abbiate passato delle belle vacanze, un buon Natale serbo per chi lo festeggerà, un buon Natale qualsiasi altra etnia e fucking religione che avete. Io spero vi sia piaciuto questo video e spero di non sparire per altri mesi come ogni volta faccio. So hot in Arizona that I think I could potentially cook an egg today. Here's my stove. Eee! Is it working?